Il Senato approva il biotestamento, il provvedimento regola la fine della vita di un malato. Arrestati i rapinatori della farmacia in centro a Massa, avevano rubato 1000 euro e preso di mira altri negozi. Cambio di orari per i camion provenienti dal Sagro, transito vietato all'ingresso e uscita dei bimbi da scuola. Carmen e Antonino Moncada, i due fratelli riuniti dopo 50 anni, ospiti su Rai 1 alla Vita in diretta. Attivi su due nuovi servizi della Fondazione ANT, il trasporto a visite e cure e la psicologa per malati e familiari. I gesti della famiglia Lazzarini, mostra il CAP di Carrara dal 21 dicembre al 31 gennaio. Buonasera e bentornati alla nostra informazione. Lo avete sentito dai titoli, è stato approvato in Senato il biotestamento con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astensioni. L'approvazione finale che regola la vita, la fine della vita del malato è stata accolta da applausi e lacrime. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Benedetta del Padrone. Approva. Data importante quella di oggi, in Senato è stato approvato il biotestamento, provvedimento che regolerà la fine della vita di un malato. La legge era ferma da 8 mesi, dopo l'approvazione della Camera dello scorso aprile. Ora invece aspetta solo la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Approvata con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astensioni, il testo prevede il consenso informato, ovvero che nel rispetto della Costituzione nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata e nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari. Nel caso di minore, garante delle scelte sarà chi ne detiene la responsabilità genitoriale. Inoltre, con il biotestamento, ogni persona maggiorenne capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Le disposizioni, sempre revocabili, devono essere redette per atto pubblico o per scrittura privata, con una sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione e in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno 2 testimoni. La pianificazione delle cure potrà essere condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. In Senato il voto finale è stato seguito da un lungo applauso dei partecipanti e non sono mancate le lacrime di commozione di Mina Welby, co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, che era stata iscritta insieme a Marco Cappato nel registro degli indagati della Procura di Massa Carrara con il reato di istigazione o aiuto al suicidio. I due infatti, anche nella provincia apuana, avevano assistito un malato nel suicidio assistito. Avevano accompagnato il massese 53enne Davide Trentini, malato di sclerosi multipla in Svizzera, dove è morto lo scorso 13 aprile. Presi gli autori della rapina dei giorni scorsi alla farmacia in via Ghirlanda a Massa. Arrestato un 44enne lunigianese già pregiudicato, denunciato invece per detenzioni di oggetti atti ad offendere un 30enne ucraino. Sentiamo. Un 44enne pregiudicato di Villafranca e Lunigiana, già sottoposto alla detenzione domiciliare, ed un 30enne incensurato di origine ucraina, da anni residente a Massa, sono i malviventi che sabato 2 dicembre hanno rapinato la farmacia in via Ghirlanda a Massa di circa 1000 euro e già avevano preso di mira un negozio di intimo in Galleria Bonarroti. I due, sottoposti a perquisizione personale, vengono trovati in possesso di circa 1000 euro complessivi. Lo straniero aveva al seguito un tirapugni ed un coltello a serramanico. Entrambi, a seguito delle ricostruzioni dei movimenti, delle testimonianze raccolte sul posto e della visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, sono stati deferiti per rapina e tentata rapina aggravate ed in concorso tra loro.
Lo straniero è stato denunciato per porto d'armi o oggetti atti ad offendere, mentre per l'italiano, già autore di altre rapine, agli arresti domiciliari è scattata una misura restrittiva per il reato di evasione. È stato quindi condotto presso la casa di reclusione di Massa, dove il GIP del Tribunale ne ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, sia per evasione che per rapina. A lanciare un primo allarme è stata la titolare del negozio d'intimo della galleria. I militari hanno così disposto posti di blocco sia a Massa sia a Carrara, ma i due sembravano svaniti nel nulla. Nel pomeriggio però una delle pattuglie del nucleo radiomobile di Carrara, impegnata nelle ricerche, individua due persone sospette nei pressi di un'altra farmacia del territorio. I carabinieri cercano poi di fermare i ladri, che alla vista della gazzella si danno alla fuga, ma che dopo un breve inseguimento vengono identificati. E ancora, i carabinieri di Montignoso hanno arrestato in flagranza nel pomeriggio di ieri un 44enne del posto che stava proprio in quel momento vendendo a dei giovani due dosi di eroina. I militari lo stavano già seguendo da giorni, era stato individuato come pusher della zona, forse proprio a causa della sua intensa attività giornaliera. Sequestrata la droga, i militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, trovando altri stupefacenti per un valore di 400 euro. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di stamani al Tribunale di Massa e il giudice, dopo avergli convalidato l'arresto, ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In questi giorni si sta stilando la lista dei danni provocati dal maltempo delle giornate tra il 10 ed il 12 di dicembre. 50 le segnalazioni e 22 strade provinciali interessate. Sentiamo i dettagli da Benedetta Del Padrone. Il maltempo di questi giorni ha lasciato i suoi strascichi e la sala operativa provinciale integrata di Massa Carrara sta facendo il bilancio dei danni. Durante l'allerta meteo con codice rosso dei giorni tra il 13 e il 12 dicembre ci sono state circa 50 segnalazioni agli operatori, che per 32 ore hanno mantenuto attivo il servizio, gestito insieme ai dipendenti della provincia e della prefettura di Massa Carrara, in collaborazione col personale del volontariato Vigili del Fuoco e Carabinieri. 22 strade provinciali e una regionale sono state colpite da alberi caduti, smottamenti, frane e si registra persino un tetto volato in una di queste. Per tutte le giornate è stato monitorato con la sala operativa regionale il livello dei fiumi e dei torrenti, tra questi hanno destato maggiore preoccupazione le condizioni del Magra e del Frigido. Il presidente della provincia, Gianni Lorenzetti, presente in sala nel momento di maggiore allerta insieme al prefetto di Massa Carrara, Enrico Ricci, ha ringraziato tutti coloro che hanno operato ininterrottamente durante questa emergenza e avvisa che stanno tempestivamente stilando la lista di tutti i danni subiti che necessiteranno di interventi urgenti. I camion provenienti dal Sagro non potranno più transitare in viale Potrignano negli orari d'ingresso e di uscita dei bambini dalla scuola di infanzia Marconi. Lo ha deciso l'amministrazione carrarese accogliendo le richieste del comitato di Grazzano. Ma non è questa la sola novità. Sentiamo Cinzia Chiappini. Con il rinnovo delle autorizzazioni che consentono i passaggi su Viale Potrignano dei camion adibiti al trasporto dei blocchi di marmo provenienti dalle cave del Sagro, l'amministrazione carrarese provvederà a modificare gli orari in modo tale che questi non coincidano con l'ingresso e l'uscita dei piccoli alunni della scuola dell'infanzia Marconi. Parola di Francesco De Pasquale, sindaco di Carrara, che ha risposto positivamente alle richieste presentate dal comitato di Grazzano. Dopo l'incontro con l'assessore all'ambiente Sara Scaletti e il comandante della Polizia Municipale Paola Micheletti, il primo cittadino ha ufficializzato la decisione di impedire il transito dei bisonti del marmo in concomitanza con gli orari di entrata e uscita dall'asilo. La scuola sorge su Viale Potrignano, una delle strade cittadine ancora interessate al passaggio dei camion del marmo. Si tratta di una deroga al divieto che è stato introdotto dopo l'apertura della strada dei marmi. Una vittoria importante per il comitato di Grazzano, che qualche settimana fa aveva segnalato transiti a velocità folli in concomitanza con l'ingresso dei bambini. Ma le richieste avanzate dai cittadini della zona non si sono limitate alle questioni di viabilità. Dopo aver messo in atto un'importante opera di riqualificazione del quartiere, il comitato ha chiesto all'amministrazione una maggiore collaborazione sul fronte del decoro e della sicurezza per scoraggiare i fenomeni di spaccio e delinquenza che ancora si registrano nella zona. Piazza 2 Giugno ha annunciato l'installazione di alcune telecamere di videosorveglianza
vigilanza e una serie di migliorie all'illuminazione nell'ambito degli interventi già programmati che riguarderanno un po' tutto il centro città. Il Parco delle Apuane chiede l'adesione alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile. In Toscana nessun parco regionale ha ancora ottenuto questo riconoscimento da parte di Europark Federation. Anche il presidente dell'ente, Alberto Putamorsi, dichiara come questa adesione possa essere un'ottima opportunità per il turismo e per l'economia dell'area. Martedì 19 dicembre alle ore 16 presso il centro visite del parco a Seravezza i cittadini potranno partecipare alla verifica dei documenti necessari all'adesione alla carta. Durante l'incontro verrà anche proiettato il documentario video fotografico di Stefano Pucci dal titolo Alpi Apuane uniche ed irripetibili. Gli studenti delle scuole superiori di Massa tornano in piazza per difendere gli ideali della Costituzione a seguito delle irruzioni fasciste avvenute nei giorni scorsi a Como ed a Roma. In programma quindi per lunedì alle ore 8:30 la manifestazione con partenza da Piazza Garibaldi a Massa. Sentiamo. Libertà, uguaglianza, fraternità, recitava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, sintesi dei valori della Rivoluzione francese e cardine dello Stato democratico moderno. A difesa di questi ideali ed a seguito delle numerose azioni intimidatorie da parte di gruppi dichiaratamente fascisti, tra cui le ultime perpetrate a Roma e a Como, dove si è verificata un'irruzione di un gruppo di skinheads in una riunione dell'associazione Como Senza Frontiere a favore dell'accoglienza dei migranti, forze pubbliche, associazioni e scuole di Massa si uniscono anch'esse alla manifestazione a cui nei giorni scorsi ha dato vita il PD. Così anche gli studenti degli istituti superiori di Massa hanno dato vita ad una mobilitazione che sta coinvolgendo tutto il paese, in programma per domani alle ore 8:30 con partenza da Piazza Garibaldi. La mobilitazione sarà finalizzata all'esaltazione dei valori democratici della Costituzione e da una nuova presa di coscienza nei confronti del fascismo che, come sottolineano le unioni studentesche, quei valori tende a reprimere. L'idea, nata dal confronto tra gli alunni rappresentanti del liceo Rossi, Pascoli e Fermi, è quella di promuovere una manifestazione in energia, con un'azione che sia retta e consapevole e che parta da tutte le scuole per poi includere chiunque si ritenga antifascista. Le scuole invitano quindi alla partecipazione di tutti coloro che si riconoscono nei principi cardine che andranno poi a sostenere la manifestazione. Ricordiamo quindi per lunedì alle 8:30 la manifestazione portata avanti dalle scuole superiori di Massa e ricorderete, oltre a questo, sicuramente la storia dei due fratelli Carmen e Antonino Moncada, che la scorsa settimana si sono ritrovati dopo 50 anni. Quest'oggi erano ospiti alla Vita in diretta su Rai 1 per raccontare la loro unione. Sentiamo Benedetta Bianchi. Ti arriva questo messaggio su Facebook, no? E tu apri e che cosa leggi? Leggo, ciao, compri 53 anni e vedo di sopra nome e cognome, Carmen Moncada. Carmen e Antonio Moncada si tengono per mano nello studio della Vita in diretta, trasmissione di Rai 1 a cui hanno partecipato questo pomeriggio per raccontare la loro storia. I due fratelli, separati in orfanotrofi all'età di 4 e 3 anni, si sono cercati fino a pochi giorni fa e ritrovati dopo 50 anni. La mia famiglia affidataria, il mio compagno e mia figlia mi hanno sempre sostenuto, spronato e aiutato nei momenti di delusione, racconta in TV Carmen, che dall'adolescenza vive a Villafranca e Lunigiana. Fino a 12 anni, quando fu presa in affinamento da Orazio e Alma, Carmen non sapeva cosa fosse una famiglia. Fino a quel momento aveva cambiato una ventina di famiglie dove passava solo pochi giorni durante le feste di Natale o Pasqua, senza mai smettere di pensare al fratello. Dal 2014 ogni dicembre Carmen ha inviato un appello via Facebook perché mi sembrava di non finire bene l'anno senza scrivere nulla. E quest'anno il regalo più bello glielo ha fatto Antonio Zamboi, lo sconosciuto che con qualche ricerca è riuscito a riunire i due fratelli. I genitori sono i soliti, deve essere lui per forza. E quindi poi ti ha dato un numero di telefono? Ti dico anche, no, prima, no, perché non lo sapeva, mi ha detto solo, ti dico anche una cosa che mi ha emozionato. Io dice, io sono un uomo ma mi ha emozionato. Oggi è il suo compleanno.
Una storia d'amore e di speranza, una storia bella e rara da vivere e da raccontare in questo mondo. Ed adesso invece in linea alla regia per qualche istante di pubblicità. Fatti una bella pizza Capum Marolan Coppa e vedrai che il mondo poi ti sorriderà. La pizzeria Elisir di Bruno Criseo presenta le sue pizze speciali realizzate con ottimi ingredienti, vegetariane, con cereali, integrali e poi l'atmosfera e la magia del forno a legna. Ma la sua passione sono anche le pizze artistiche, le sue opere d'arte. Solamente Bruno il pizzaiolo artista le sa realizzare come per magia. Pizzeria Elisir, via Ferdinando Martini 20, Massa, telefono 334 77 96 933, anche su Facebook. Da Brico Center è Natale! Vieni a scoprire il nostro assortimento di alberi. Luci e proiettori. E un vasto assortimento di addobbi natalizi. Paesaggi e statuine per il presepe. Vi ricordo che fino al 31 di dicembre potrete usufruire dei buoni sconti da 10 euro su una spesa minima di 50. Capito? Da Brico Center è Natale! Ehi, chi dorme non piglia pesci? Sveglia! Le feste si avvicinano, la voglia di riunirsi tutti insieme a tavola aumenta. E allora, scegli Happy Fish con non solo pesce. Un'innovazione al servizio del consumatore. Gusta tutte le novità gastronomiche che Gerardo e Sonia stanno preparando per te, con tante offerte da non perdere. Scampi, filetti di branzino e orata, misto quinoa con bacche di goji, bottarga della Sardegna, gamberoni argentini pescati e congelati a bordo. E tante altre novità che puoi scoprire solo da non solo pesce, in via Democrazia 44 a Massa, anche su Facebook. Fondazione ANT, prima realtà nazionale per l'assistenza domiciliare oncologica, attiva due nuovi servizi gratuiti nelle zone di Massa, Carrara e Lucca. Grazie alla donazione di un'auto da parte di Gabriele Olimpio, privato cittadino, parte il servizio NAVA, ossia il trasporto e l'accompagnamento dei pazienti con patologie oncologiche a visite e terapie. Inoltre è stata inserita la visita psico-oncologica di Aldina Cucurnia, che effettuerà visite domiciliari dando un supporto a malati e familiari. La dottoressa deciderà il percorso più appropriato per ogni persona, che può proseguire anche per mesi. Per richiedere i due servizi basta telefonare al numero 0585 040532 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, ma ci spiega tutto la dottoressa Silvia Leoni, responsabile del servizio sanitario ANT in Toscana. Sentiamo. Noi, grazie all'impegno di tanti volontari e di tanti sostenitori che in questi anni ci hanno aiutato, siamo riusciti a partire con questo servizio, anzi con due servizi. Uno è l'introduzione appunto della psicologa, che è una psico-oncologa, quindi psicoterapeuta specializzata, che potrà stare a fianco dei malati e delle famiglie in qualsiasi fase di malattia, quindi dal momento della diagnosi fino purtroppo poi alle fasi finali, magari di persone che non sono guaribili ma che sono comunque curabili, e noi possiamo stargli a fianco intanto con l'aiuto della psicologa, e ci rivolgiamo in questo caso sia adulti che bambini, quindi anche se ci sono problematiche nelle famiglie relative appunto alla presenza della malattia, e possiamo essere d'aiuto sia per gli adulti che per i bambini. E quanto riguarda il servizio di accompagnamento, un nostro sostenitore, il signor Gabriele, ci ha regalato una macchina
e quindi noi abbiamo deciso questa macchina di metterla a servizio delle persone. Quindi chi ci telefona, chi ha bisogno di essere accompagnato per esempio a fare una chemioterapia e poi tornare a casa, a fare un esame o a fare una visita, i nostri volontari gratuitamente possono fare questo servizio, quindi accompagnarlo e poi riportarlo a casa. Questo noi lo facciamo Massa, Carrara e anche la provincia di Lucca, quindi in tutto il territorio della provincia di Massa Carrara, ma anche in parte anche in quello di Lucca. Quindi siamo a disposizione, speriamo che questo messaggio arrivi alle famiglie che hanno bisogno, che ci chiamino e troveranno sicuramente una risposta, come ripeto, gratuita. Quindi siamo disponibili senza chiedere nulla in cambio per aiutare i malati e le loro famiglie. Il CAP, Centro Arti Plastiche di Carrara, ospiterà dal 21 dicembre al 31 gennaio la mostra La Collezione Lazzarini, i gessi storici del Tacca dalla scuola al museo. Si tratta di un'esposizione a cura della dottoressa Luisa Passeggia per valorizzare finalmente una serie di opere finora poco conosciute. Sentiamo Cinzia Chiappini. Un evento negativo che si trasforma, grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, in un'occasione per valorizzare un piccolo gioiello della città tanto prezioso quanto nascosto. È quello che è successo con la collezione Lazzarini, la raccolta di gessi della celebre famiglia di scultori donata nel 1955 all'Istituto Pietro Tacca e da allora uscita una sola volta dalla scuola nel 1997. È una mostra che presenta 47 opere, di cui 45 gessi resi disponibili a titolo gratuito dall'istituto e due sculture in marmo prestati dalla famiglia degli eredi Lazzarini. I gessi esposti al Centro di Arti Plastiche andranno in mostra permanente alla Villa Fabbricotti a partire dal mese di maggio, quando si inaugurerà anche il Museo Michelangelo e quindi tutta la villa intera, con anche altre collezioni veramente molto importanti di cui non vi voglio ancora anticipare. Trascorsi 20 anni sono stati i problemi statici rilevati sugli spazi dell'istituto che ospitavano la collezione a far sì che i gessi potessero essere valorizzati con una mostra ad hoc che si aprirà il 21 dicembre al Centro Arti Plastiche. Infatti la storia di questo laboratorio, che si estende dal 1670 fino al 1942, è un po' il paradigma della storia di Carrara attraverso i secoli. La fortuna è stata quella di aver ritrovato pressoché integro l'archivio documentale conservato presso la famiglia, che ha permesso di ricostruire questa storia all'interno della quale si sono intrecciati come un grosso puzzle i destini di altri scultori e laboratori carraresi altrettanto importanti. La mostra dedicata alla collezione Lazzarini è frutto della collaborazione tra Comune di Carrara e Istituto Tacca ed è stata realizzata interamente dai docenti della scuola. Un viaggio nella storia e nella cultura della città che si aprirà giovedì 21 dicembre alle 18 al Centro Arti Plastiche di Carrara. Ed ora invece è il momento del Natale. Questa sera facciamo spazio ai film che ogni anno ci accompagnano durante i giorni di festa, divenuti ormai parte integrante della tradizione. Sentiamo Benedetta del Padrone. Oltre alle decorazioni, le melodie tradizionali e il panettone, sono parte integrante della scenografia natalizia alcuni film che riempiono insieme ai tradizionali cartoni Disney i canali delle nostre televisioni. Grandi classici ormai entrati a far parte della tradizione, da anni accompagnano le giornate di festa di grandi e piccoli. Potrebbe mancare sugli schermi l'antitesi perfetta del Natale, il Grinch, il film nemico per eccellenza della festa, che diverrà simbolo di riscatto e umanità. Altro classico che tiene sul divano l'intera famiglia è la commovente storia di Jack Frost, rincarnato in un pupazzo di neve per stare vicino al figlioletto. Un intramontabile del 1994 per i bambini, ma anche per gli adulti che non hanno più fiducia nella magia di Babbo Natale, è il Miracolo sulla 34esima strada. Grande il ventaglio di film romantici da vedere accoccolati tra i colori delle luci e i sapori dei dolci. Due esempi con grandi cast sono Love Actually e L'amore non va in vacanza.
Per rompere questo romanticismo facciamo spazio alla battuta facile dell'ampia selezione dei cinepanettoni e all'irriverenza di Babbo Bastardo. Entriamo invece nel classico della tradizione con il burbero Scrooge del film A Christmas Carol, dal canto di Natale di Dickens. E poi c'è Elf, Una poltrona per due, il film d'animazione Polar Express. E lui, che non ha bisogno di presentazione e vi farà esclamare la frase anche quest'anno, ma non girerete canale. Mamma, ho perso l'aereo. E il comitato Mortet Amarcord, in occasione delle festività natalizie, promuove la prima edizione del presepe artigianale L'arte del presepe. Il concorso mira a valorizzare, rafforzare e riproporre la tradizione del presepe nelle famiglie e nelle comunità ed è aperto a tutti. La partecipazione è gratuita e per iscriversi è possibile telefonare ad uno dei componenti del comitato riportati nella locandina. Saranno premiati i tre presepi più caratteristici con cesti di prodotti gastronomici e a tutti gli iscritti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La premiazione sarà il 6 gennaio a Mirteto alle ore 15 nel corso della manifestazione PON Cioccolata. Domenica 17 alle 15.30 a Largo Spinetti a Pontremoli verrà inaugurato l'ascensore che da Porta Parma conduce al Castello del Piagnaro e al Museo delle Statue Stele Lunigianesi lungo un tunnel di 80 metri. Testimonial d'eccezione sarà Zucchero, oltre alla presenza della musica cittadina di Pontremoli, della Proloco e della Compagnia del Piagnaro. Abbiamo creduto in quello che sembrava un progetto utopistico. Lo abbiamo inseguito tra ostacoli e difficoltà, ha commentato il sindaco Lucia Baracchini. Ad animare le vie di Pontremoli ci saranno i fuochisti di San Nicolò ed il Trenino. E adesso qualche istante di pausa per il meteo di domani e dei giorni successivi. Vediamo. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Precipitazioni sparse per venerdì 15 dicembre, nevicate fino a 1300-1400 metri, temperature minime in rialzo, massime in calo, venti sostenuti con raffiche e mare agitato. Sabato 16 dicembre, mattinata nuvolosa, schiarite dal pomeriggio. Le temperature sono in calo, i venti soffiano moderati o tesi e il mare molto mosso. Nei giorni a seguire si prevede un tempo stabile e soleggiato, le temperature sono in calo. Per ulteriori aggiornamenti visitate il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Vi ricordo che fino al 31 di dicembre potrete usufruire dei buoni sconti da 10 euro su una spesa minima di 50. Capito? Da Brico Center è Natale! Ed anche per questa sera l'edizione del nostro telegiornale è terminata. Vi do appuntamento alle prossime edizioni e vi lascio alle immagini del mio Natale. Questa sera l'edizione è dedicata al presepe.